Yes we are. Ragazzuoli, ci siamo. Ragazzuoli belli, ci siamo. Siamo dentro così, entriamo così, senza nemmeno nulla. Spettacolo. Mo stiamo aspettando che ci vengano le guide per farci fare il giro dentro. Poi ragazzi, contenuto top oggi. Si parte. Testare l'erba del campo, solamente il sintetico. I giocatori li incontreremo in due momenti durante questo tour. Uno nel pre-gare, in cui ovviamente staranno facendo la loro preparazione pre-partita, quindi non possiamo né chiamarli né disturbarli. Invece finita la partita, tranquillamente passeranno, possiamo chiedere foto, video, chiamarli, autografi. E quindi questo, ora possiamo iniziare. Spettacolo, spettacolo. C'è tunnel spogliatoi, raga. Spettacolare. Da brividi, letteralmente. Cioè, raga, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ragazzi, spettacolare. Ok, si un attimo qua. È letteralmente pazzesco. E mo si va là. Si va nel posto migliore del mondo. Mamma mia, ragazzi. Cioè, sono praticamente nel campo. Eccoci, nel tempio, il sacro tempio. Non pensavo che saremmo mai arrivati a questo punto, già a questo punto del canale. Che dire. Ok. Allora, qua siamo. Qua il toro, ragazzi. Ma dove c'è uno stadio così? Ma dove? Ok. Mamma mia. Letteralmente qui sotto c'è il prato, cioè che cosa devo dire io dopo questo? Cosa, cioè, cos'altro devo desiderare? E invece no, c'è ancora qualcosa che realizzeremo quest'anno. Le partite, il Torino-Milan visto là, il Torino-Modena pronozione visto lassù. Ragazzi, mi nego che ho i brividi letteralmente, perché cioè non pensavo di arrivare già a questo dopo così poco di canale. Zona ospiti, magari ci sono ancora le tracce di sangue della lotta fra i gobbi e i gobbi. Ragazzi, è qua la curva primavera, che direi che è l'inizio di venire allo stadio. Come dà molta importanza quello che è il settore giovanile, e infatti appunto la primavera del toro gli è stato dedicato addirittura appunto il nome della curva. Olè. E qui la rete, la tribuna. Il club, qua tutti gli striscioni. Lì ci sta un braccino corto. E qui direi che signor arbitro si esce. Prego. La VAR. Mamma mia, ragazzi. Ah, intervista su Mediaset adesso. In post-gara i giocatori passano, ora ci possiamo vedere bene queste postazioni. Prego. Altro che rigore. Passano davanti appunto a questi LED e rilasciano le interviste per DAZN, Skype, e mo si aspettano i calciatori qui. Spettacolare. Ma qua passano dietro. Adesso passano tipo tutti qui. Non possiamo chiamarli, però
Spettacolo. Ma tanto anche dopo la partita si potranno rivedere. Spettacolare. Buonasera. Signor arbitro. È arrivato il Cittadella. Bella divisa. Cittadella. Eccoli qui i nostri. Ciao Matteo. Ciao. 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 Ciao Nico. Ciao. Ciao Vagna. Ciao mister, buonasera. Ciao mister. Auguri Ale, auguri Ale. Ciao Pietro. Vai Nema. Ciao Sasha. Ciao. Eccolo qui il talismano. Ciao Goffi. Ciao Stefano. Ciao. Ciao. Ciao là. Hola Aina signori, che giocatore. Ancora Vale. Ciao, ciao Vale. Cioè, e dopo li rincontriamo, chiediamo maglie, robe varie, da pazzi. Adesso penso si vada su. E ragazzi, che classe signori. Olè, olè ragazzi, olè. Cioè, cosa c'è altro da dire? Mamma mia, raga. Torino Voice. Qui dove c'è lo speaker. E ragazzi, il mitico. Ciao Ste. Amore per i dettagli. E addio al campo, ma spettacolare. Olè. Eccoci. Una volta in tribuna, Skybox. Sala conferenze, signori. Grazie. Prego, iniziamo con le domande. E questa appunto è la sala conferenze dove il mister il giorno prima della partita odierna. Oggi sono importante passare il turno, giochiamo contro una squadra di Serie B, quindi i pronostici sono dalla nostra parte e speriamo di fare più gol possibile. Secondo lei non manca una punta? Secondo me manca proprio la squadra. A giugno me ne andrò e sono stufo di questa situazione e Cairo. Penso che lo siamo tutti. Si riesce, ormai stiamo girando tipo mezzo stadio. Inizio a perdermi pure io. Tanti business, signori. Spettacolo. Ma si sale. Olè, eccoci. Spettacolare. Ragazzi, che storia. Capitano. Questo? Olè. Qui intanto c'è il Genoa che vince 1-0. E lì il campo. Ragazzi, tra un po' mi ammazzo.
da paura. Dico, se carica così tanti soldi per tutto questo, i giocatori perché non li compra? Ma fra poco entreranno sicuramente anche gli ultra e vi filmo l'entrata. Test. Spettacolo. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Sto arrivando. Eccoli lì i nostri portieri, se così vogliamo chiamarli. Le formazioni sono uscite, gioca Vagno. E ora me la recupero e ve la leggo tutta. Però in teoria ci sono Vlasic, Radonjić davanti, Pellegri punta. Poi a centrocampo ci sono Lukić e Ricci, destra Singo, sinistra Vojvoda, difesa in teoria i soliti tre, quindi Schuss, Rodriguez e non mi ricordo se Zima o Gigi, ma poi tanto dopo filmo le formazioni. Raga lì vicino nel box a fianco alla telecamera dovrebbe poi arrivare Braccino Corto Cairo, perché ci hanno detto che quello lì è il suo box. Arrivati signori, inizia a popolarsi la zona calda. Ragazzi, raga, nel video del derby noi eravamo proprio là sopra lo striscione ultra sgranata. Il video per problemi tecnici di questo telefono che sono riuscito a riparare proprio prima di partire per lo stadio è, diciamo, ritardato, quindi usciranno penso questi due video abbastanza vicini o quasi assieme nello stesso momento, quindi nel caso nelle schede trovate comunque l'altro video. Emozioni pazzesche in campo, ma adesso raga mi verrebbe voglia di tornare lì, di starci la notte veramente. È il momento di far diventare virale tutto ciò per Nikola Vlasic, tutte le page. Nikola Vlasic, canta con noi che segna Nikola Vlasic. Guarda che rientrano. Tra l'altro questa qui che vedete in basso a sinistra è Eleni Arnolfo, la giornalista del Toro. E ora fra poco rientreranno e si parte. Dietro, cioè riempita il secondo anello, però dai, ce lo facciamo andare bene qua, spettacolo raga. YouTube Italia, dai tu. Ragazzi, mi raccomando, schiacciamo il link, non facciamo i preziosi. Azioni. Non sa manco lui quanto è stato fuori. Con il numero 28,
solo. Forza Toro. Dai ragazzi, questa maglia sognavo da bambino. Quando giocavo ancora col trenino, mio padre andava sempre al comunale. C'era il Torino, Torino da sognare. Abbiamo appena salutato il Cairo. È andato all'interrotto l'inno e ora l'hanno fatto ripartire. Poco si parte. E si parte. Vattene, Cairo vattene. Oh, Cairo vattene. Cairo vattene. Cairo vattene. Cairo vattene. Ivan, Ivan, Yuri, Yuri. Ivan, Ivan, Yuri, Yuri. E va Giulio, è il presidente. Vai. Bello. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che golasso! Dai, Enema! Radonjić! 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 Gran gol, gran gol! Gran gol, sotto al 7, gran gol. Fine primo tempo, 1-0, Radonjić. Speriamo anche meglio nel secondo, dai. È appena detto onesto, niente di che. Però è assurdo come Cairo spenda chissà quanti soldi per tutta sta roba, ma non per i giocatori. Dai ragazzi, rientrano i nostri. Possiamo alla riunione del direttivo. Se avete visto all'intervento la foto con Moretti, perché là c'è Moretti e l'ho incontrato in corridoio. Ci siamo. Iniziato il secondo. Vai, vai, vai. Ce l'hai. Bello. Cosa? Siamo, sì, sì, e segniamo, e dai, e dai, dai così, sei Pietro, sei così. Dai! Finalmente! Fuori Rado dentro Caramo! Bravo Nema! Bravo Nema! Vai Dennis! Dai Fred! Prova là! Bello! Mamma mia! Dai e per! Madonna! Bravo per! Mamma mia! Schuss! 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 Bravo Per! Bello bello questo, questo bello! Vai! Bello! Olè! Sì Davi! Dai Davi! Andiamo! Grazie.
Se lo slick tu non la vinci mai. Coco, la sedia di tu non la vinci mai. Zima! 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 Buono così! Olè! Bravi! Da qua bisogna ripartire! E sempre solo Forza Toro, ci vediamo sotto perché non è finita, adesso si va al saluto con i giocatori. Salutiamo questa fantastica location, là c'è il press, che gode, ma in realtà mi ha fatto pena. Giochiamo noi, la fiamma non si è spenta. Qui faccio ancora un breve tour dell'interno, grazie a Pane Alba per tutto. Una qui, e ora vediamo se c'è qualcuno o no. Ora Pietro, ma domani mattina fate doppio domani. E boh, qui raga letteralmente è apparso un pellegrino selvatico dal nulla e quindi siamo ovviamente andati a parlare, siamo stati 5-10 minuti a parlare con Pellegri e suo padre che era lì con lui e niente, in sostanza non siamo riusciti a portarci via la maglietta perché era già per qualcun altro, non ho ben capito chi. Detto ciò, raga, questa è stata penso un'esperienza fantastica, poi veramente atomica e spaziale, che spero un giorno di rifare. Ho beccato così Pellegri a casa in mezzo al parcheggio, spettacolare, e hanno detto che vogliono andare a vincere il derby a casa loro, quindi noi siamo carichi e grande partita oggi, ne parliamo magari bene a casa quando arriva. Sempre Forza Toro, raga, dopo. E beh, il giorno dopo, raga, direi che è stata un'esperienza assurda. Io vorrei lasciarvi così, senza troppe chiacchiere, il video è durato già tanto. Io spero di ripetere questa opportunità, questa esperienza, ma è stato veramente fantastico, grazie a Pane Alba, Campiello, che ci ha permesso di andare nello Skybox, grazie ovviamente al Torino. È stato qualcosa di spettacolare e probabilmente una delle emozioni più forti, specie nel momento in cui eravamo in campo, era proprio, sentivi proprio e lì capisci, ecco, che cosa, perché sei del Toro, capisci che cosa vuol dire essere del Torino, e penso che arrivi sicuramente tranquillamente a pari con la prima volta Superga, che è stato altrettanto emozionante. Superga è un altro discorso perché è una cosa proprio a parte e uscirà ovviamente il video anche quest'anno, ma manca tanto tempo ancora a maggio. Io vi ricordo di iscrivervi alla campanella se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like di supporto qua sotto il video, vi ricordo che fra due domeniche, quindi non questa la prossima, sarò allo stadio per Torino.